Beh, una cosa questa in effetti che un po' mi commuove, naturalmente perché molti di questi fogli praticamente erano dentro proprio così, erano chiusi, dentro un album, una cassettiera. Questo contatto che vedete così tante volte, no? Ripetuto all'interno sia del Cielo degli Angeli, dell'Annunciazione, o anche la Sant'Anna e quindi anche la mano o il volto della Vergine dell'Annunciazione di Leonardo degli Uffizi, appartiene a una casualità fisica di quando si disegna. Facevo la scuola d'arte, l'Accademia a Bologna, erano gli anni, diciamo, in cui concettuare forte, quindi anche la performance con la Fiera di Bologna, che fu la prima fiera in Italia d'arte moderna contemporanea, facevo l'Accademia, e quindi cosa arrivava in questa fiera? Arrivava la contemporaneità, quella più disinvolta anche creativa, da Beuys, penso a Schwarzkogler, quindi concettuali Paolini, Cunelli, insomma. Io ero un giovane studente che stava finendo appunto l'accademia e portavo con me ancora e soltanto le matite e il desiderio di usarle ancora, quindi la manualità in qualche modo, che dovevo in qualche modo proteggere, conservare, ma con la consapevolezza che non si poteva rifare ciò che la storia dell'arte aveva già detto. Quindi in realtà quando si affronta, per me perlomeno era così, un'opera d'arte del passato è una ferita che si va in qualche modo, no, a riaprire. Qui non è soltanto un copiare da o un rifare da, ma un entrare dentro in modo da poter in qualche modo rigenerare qualcosa che apparterrà poi al presente e forse anche al futuro. Quindi questo lavorare negli anni, non so, Paolini lavora con l'immagine fotografica, scandagli la storia dell'arte, un rapporto freddo, distaccato, altri artisti, Vettore Pisani, Luciano Fabbro, guardano la storia dell'arte, però chi guarda la storia dell'arte attraverso l'uso di strumenti classici, tradizionali come il disegno, veniva guardato o visto qualcosa di, no, così un po' strano, però per fortuna in quegli anni una gallerista molto intelligente, aperta, Giuseppe Ghedigolo, che è mancata purtroppo alcuni giorni fa, che ha diretto per tanti anni, fino a 20 giorni fa, la G7 Studio di Bologna, esponeva praticamente Soyuit, Paolini, Penone. Io avevo questa cartella con dentro i miei disegni che però in qualche modo tenevano conto del mio trascorso, no? Diciamo di tradizione del disegno, venendo da Parma, che ho visto la Cuccola e Correggio, Parmigianino, quindi per me il modello, il disegno era quello, però che si scontrava, entrava in collisione, no? Con la contemporaneità molto forte. E questo mi permise di entrare dentro una galleria che allora faceva in quegli anni guardi, sperimentazione, insomma, no? Marina Abramovic fece una delle prime performance da lei, per dire. E quindi io esponevo i miei disegni da Leonardo o da Raffaello, dei particolari. Brutalmente sceglievo, non so, la storia dell'arte della Rizzoli, qui tagliavo, diciamo, strappavo, no? Le composizioni in bianco e nero, da un piccolo dettaglio ingrandivo la maniglia di Tiziano, no? Di Ludovico Ariosto, cioè ritratto di Ludovico Ariosto, Tiziano. E questo sto ingrandendo la manica, guardandola attentamente nella sua tessitura, e la tessitura di quel dettaglio diventava la tessitura del disegno, quindi la dilatazione che poi trovavo in qualche modo un sodalizio con Domenico Gnoli, per esempio, un artista che ho sempre amato molto, un ragazzo che era un riferimento per me, no? Poi ci fu la pop inglese, Peter Blake, un artista straordinario che a differenza di Warhol, che usava strumenti, diciamo così, meccanici, era una pop ancora calda, o riscaldata in qualche modo dall'uso di strumenti, no, del fare, pittura. Quindi questo lavoro, diciamo, nel doppio è nato perché in effetti io doppiavo qualcosa che già esisteva, ma dovevo in qualche modo rivelare un aspetto diverso, differente, che andasse al di là della mera copia fino a se stessa. E in quegli anni io avevo degli album per questo. Questi album di carta molto morbida, molto, diciamo, molto così delicata, e avevo disegnato la mano, il braccio dell'angelo dell'Annunciazione di Leonardo degli Uffizi. Quindi vedete praticamente alcuni passaggi, no? Questa, la mandibola, e mise questo album per terra. Avevo uno studio ovviamente piano terra dove c'era molta umidità, praticamente passava un canale di sotto. Quindi, e avevo messo sopra questo foglio, questo album, una pila di libri che erano quelli che usavo per andare all'Accademia, storia dell'arte,
estetica, insomma, letteratura. E rimasi per dei mesi, qualcosa appunto questi libri, cioè questo disegno che ha fatto Carboncino, come in questo caso, ribaltato precisamente dall'altra parte. Quindi il disegno si era rigenerato, si era riprodotto attraverso un dato fisico che io non avevo provocato, questa diciamo concettualità, questa visione del ripetere del disegno senza la mia partecipazione, se non quella della pressione dei libri, produsse una serie di disegni, sono questi, dove dopo quello originario, che è una collezione privata, realizzai questo ciclo, premendo con le mani, quindi è un rapporto fisico, no? Delle mani sul disegno. Il disegno è il lato più netto, più diciamo distintivo, no? Più oscuro, originario, poi chiudendo il libro, più se avessi in qualche modo letto anche il disegno, e premendo con le mani, l'angelo in qualche modo si ripete. Quindi questo va a dimostrare come la stellata in qualche modo si rigeneri sempre su se stessa. Dire che sulle latte esiste una novità è veramente una sciocchezza, perché il taglio di Fontana ha dei precedenti, anche Burr, cioè, è tutto molto legato veramente a cose di preesistenti, quindi senza dover spostare così montagne, grandi teorie, continuo a fare del disegno il mio strumento, e questo è l'inizio, e mi piace vederlo qui stasera con questa nicchia, no? Di culture di storie, grazie.